Io sono, innanzitutto devo ringraziare il presidente e il direttore che mi hanno dato l'opportunità di iniziare questa avventura per me importantissima. Sono felicissimo di essere tornato ad Arezzo. Vorrei fare delle cose importanti perché è giusto che questa piazza ambisca a qualcosa di importante. Mi piace come sistema di gioco un 4-3 o un 4-4-2 o 4-2-4, chiamato come vi pare. Il sistema di gioco è... sono numeri alla fine, l'importante è che i ragazzi che stanno dentro cercano di fare quello che chiedo, di essere propositivi e di giocare a calcio soprattutto. Beh, io qua ho avuto grandi allenatori adesso, ho fatto il primo anno con Bustinetti che abbiamo sfiorato la promozione, io penso che solo il gol, perché non siamo andati ai playoff per un gol, penso che se fossimo entrati nei playoff saremmo stati una gatta da pelare perché eravamo in una condizione incredibile ed eravamo la squadra in quel momento più forte, è inutile dirlo. Secondo anno ho avuto Conte e Sarri che oggi sono il top del calcio mondiale, quindi ho avuto il top. Io studio molto Sarri, mi piace molto il mister come interpreta il calcio, come espone. È normale che poi non si può fotocopiare, però mi aggiorno vedendo lui. Lui oggi è uno dei top nel mondo, quindi c'è solo da imparare. Sono venuto qui con tutto l'entusiasmo possibile, tutta carica possibile, perché per me è un anno importante. Arezzo merita altri palcoscenici e io farò di tutto per riportare questa società dove merita. Io l'anno scorso sono arrivato ad Arzignano, avevo detto che volevo migliorare il piazzamento dell'anno passato e io oggi torno ad Arezzo e dico che voglio migliorare il piazzamento dello scorso anno, quindi lavorerò per ottenere questo. Quando chiamo il direttore tutti è fiducia, quindi poi Arezzo, io sono stato 2 anni benissimo, sapevo della piazza, sapevo il calore, ho seguito l'anno scorso e visto, quindi il presidente è stato bravissimo a riportare l'entusiasmo che questa piazza merita e quindi c'è tutto per far bene, quindi perché no? Cioè, io sono giovane, ho voglia di crescere e qui c'è tutto per far bene. Io mi fido ciecamente del direttore, so che il direttore alla fine porterà ad Arezzo una squadra forte, una squadra competitiva, quindi è giusto che dobbiamo lasciarlo lavorare perché sa il fatto suo e io sono fiducioso al 100%. Io lascio la mia famiglia a Roma per fare qualcosa di importante, non per cambiare aria, quindi io vengo qua per fare qualcosa di importante. Cercherò in tutti i modi di ottenerlo. Adesso c'è tutto per far bene. Un allenatore deve solo pensare al campo, a far bene. Al di fuori sono tanti ragazzi che lavorano e ti mettono in condizioni di pensare veramente solo al campo. Io sono arrivato qua, ho visto già come lavora questa società e gli ho detto al direttore rispetto a 12 anni fa è migliorata sotto tutti i punti di vista, organizzazione, campi, quindi hai solo da pensare al campo, hai solo da fare quello che devi fare.